Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati con un nuovo episodio su Clash Royale. E ragazzi, è successo nuovamente una cosa incredibile. Ho nuovamente vinto con un HP alla torre. Questa volta però non è successo con la torre centrale, bensì con la torre di sinistra. Ma andiamo a vedere la clip. Eccoci qui ragazzi, con la clip appunto. Lui qui ci gioca un barile goblin, ok? E ci fa i danni, ok? Ci fa un po' di danni, ci porta a 300 la torre, ok? Poi ci fa dei danni con le frecce, perché ci ha fatto fuori anche la principessa. E ci attacca con il minatore. E guardate il minatore a quanto lascia la torre. Guardate la torre a quanto è rimasta. Guardate la mia di là. Zap, principessa, il mio minatore era andato a far danno e siamo riusciti a buttargli giù la torre. Come vi ho detto prima, questa cosa mi era già capitata, però la torre centrale ed è stato qualcosa di assurdo. Se vi siete persi quell'episodio, ragazzi, lo trovate qui in alto a destra nelle schede, ragazzi, è stato veramente qualcosa di clamoroso. E comunque vi lascio anche il link in descrizione di quel video. Comunque sia ragazzi, allora eccoci qui sul mio account. Dato che comunque sì, il video l'ho chiamato con un HP alla torre, vi ho già fatto vedere la clip, però insomma il video non è che poteva venire un minuto neanche. Quindi ragazzi, oggi andremo a fare 3 partite in arena provando a fare il baule della corona. Dobbiamo fare 7 corone in 3 partite, una cosa completamente assurda e impossibile. Però noi ci proviamo con il deck del domatore e i barbari scelti. Già sarà difficile vincere le partite perché io attualmente sono nel record del profilo, cioè praticamente in questo momento ho più coppe di quanti non ne abbia mai avute. Quindi appunto sono in record. Però ci proviamo. No, comunque il baule della corona non riusciremo quasi mai a farlo. Non ci riusciremo mai. Però ci proviamo. Allora, intanto il nostro avversario è un livello 10 che già c'ha una rara al 9, che è lo stregone. Ok, quindi questa cosa non è che mi piaccia assai. Anzi, non mi piace per niente. Ci ha giocato la strega dietro i barbari. Una cosa del genere io non l'avevo mai vista. E infatti mi ha fatto malissimo. Mi ha fatto malissimo. E intanto i barbari scelti non è che dici, sai, ci stanno a spaccare la torre, andiamo a rompere il barbaro che ci sta spaccando la torre. No, noi andiamo sulla torre avversaria. Vabbè, tra l'altro hanno fatto anche bene, perché guardate i danni che gli hanno fatto. Però diciamo che quel barbaro poteva dare anche un colpo in meno alla mia torre se i miei barbari scelti fossero andati a rompergli le scatole. Va bene comunque. Comunque andiamo ad attaccare col nostro domatore e golem del ghiaccio. Lui si difende con il mago e la gelo. Quanto odio la gente che si difende con la gelo. Io, anch'io lo faccio. Però odio le persone che lo fanno. Però lo faccio anch'io. Ogni tanto, quando lo reputo proprio necessario. Anche perché ovviamente la gelo serve più che altro ad attaccare. Però è utile anche in difesa, eh. È utile anche in difesa. Ok, allora lui il problema è che c'è i barbari. Noi fondamentalmente non abbiamo nulla contro i barbari. Se non il golem del ghiaccio gli può dar fastidio ai nostri barbari scelti, che però io preferirei utilizzare in attacco ovviamente. Però guardate come li hanno asfaltati, quindi tanta roba. Andiamogli a fare danno. Andiamogli a fare tanto danno. Parecchio danno. Dai ragazzi, grandissimi barbari scelti. Sono riusciti a buttare giù la torre, ragazzi. Sono riusciti a buttare giù la torre, incredibile. No, questo è un altro problema. Questo è un altro grosso problema. Anche perché ce l'ha la modica cifra di livello 9. Una modica cifra, proprio. Le rare al 9 sono una modica cifra, proprio. E ci ha rotto parecchio. Però se io ripartissi velocemente qui, e lui ovviamente si è difeso di là, non è male neanche questa una situazione. Perché lui adesso i barbari è stato costretto ad utilizzarli dall'altra parte. E mancano solamente, tra virgolette, solamente 30 secondi. Quindi noi, se riuscissimo a resistere questi 30 secondi, non sarebbe male. Lì il mago lo dovevo far fuori assolutamente. Qui distraiamo la strega con il golem del ghiaccio. Ah, hai usato la ghiaccio. Sei stato furbo. Però io adesso ti riparto malissimo dall'altra parte. Ti riparto come se non ci fosse un domani dall'altra parte. E ti faccio anche una cosa del genere, perché ti devo buttare assolutamente giù la torre. Tu hai fatto una bella mossa, però non ti sei difeso dall'altra parte e ti ho buttato giù la torre. Beh, no, teoricamente ha fatto bene, perché non mi buttava giù la torre di destra, perdeva. Però con la gelo sprechi tanto elisir, gli sono ripartito dall'altra parte e non si è riuscito a difendere. Mm-hmm.
prima vittoria 2 corone. Quindi adesso noi dobbiamo fare almeno 5 corone in 2 partite. Cosa, ripeto, impossibile. Però ci proviamo, ragazzi. Tra l'altro abbiamo nuovamente battuto il record. Chissà se, se riusciamo a vincere queste 2 partite, riusciamo a superare le 3900 coppe. Sì, chissà se ci riusciamo. Non lo so, vediamo un po'. Allora, ci è capitata una buona mano, però preferirei non attaccare immediatamente e mettere il moschettiere dietro. E lui utilizza... Che è scemo? È scemo. Se ci lascia vincere, godo. Se ci lascia vincere, godo. Solamente chi fa così è perché ci lascia... Perché fate delle cose del genere se poi non lasciate vincere la gente? Si è sbagliato, spero. Che poi tra l'altro c'ha le comuni all'11 e va bene. E c'ha un'altra rara al 9. Mi sta facendo incontrare tutta gente con le rare al 9. Porca miseria, oh. Ed è all'11, non ci avevo fatto caso. Lui è il livello 11. Vabbè, dai, il livello 11 lo posso anche capire che c'è le rare al 9. Ok, allora, vai col domatore spiritello del ghiaccio. Ah, mo' hai lasciato lo scontro. E vabbè, allora sei un bastardo. Che ci combini? Lasciami andare subito. No. Che cosa fa? Che fa questo? È impazzito. È impazzito questo qui. E non sta neanche mettendo niente per contrastare il domatore che per una hit non riesce a buttare giù la torre. Io no, non me la rischio ad andarlo ad attaccare, raga. Perché se questo paese li mette a giocare ci fa male, sinceramente. Ok. Tra l'altro ho distolto lo sguardo dallo schermo. Non so se ha riabbandonato la partita. Anche perché non sta giocando nulla. Vabbè. Vabbè, noi andiamogli a prendere la torre, ovviamente. Andiamo anche col domatore. E ok, si è arreso. Si è arreso. Cioè, non l'ho capito. Non l'ho capito, ragazzi, non l'ho capito. Andiamogli a prendere la torre e siamo tutti felici e contenti. Quindi, ragazzi, noi adesso dobbiamo andare a fare una partita da ben 2 corone. Ci possiamo riuscire? Quindi ci possiamo riuscire. Va bene, ok. E tra l'altro siamo anche a 9 trofei dalle 3900 coppe. Che sarebbe tanta roba. Sarebbe tanta roba. Ok, allora, uno che sta alle 3883. Quindi pure lui sta molto vicino alle 3900. Quindi chi vince sta partita va alle 3900. Ora, dato che io non ho una mano per attendere, devo andare ad attaccare per forza. E voglio attaccare proprio aggressivo. Voglio fare una cosa del genere. Mamma mia, raga, forse ho fatto male. Forse ho fatto male. Però non lo so se ho fatto male, eh. Non lo so se ho fatto male, perché comunque gli ho fatto parecchi danni. E teoricamente, se lui adesso non riesce a posizionare nient'altro, basterà il moschettiere per difenderci da questo suo attacco, tra virgolette, ripartenza, diciamo così. Ok, allora ho fatto bene a rischiarmela. Ho fatto bene a rischiarmela. Dai, tanta roba. È partita molto bene questa partita. Ok, lui tra l'altro c'ha le rare al 7, abbiamo visto. Però c'ha gli arcieri all'11, che non sono assolutamente male. Non sono assolutamente male. Questo arciere io non glielo lascio colpire. Non glielo lascio colpire perché voglio ripartire anch'io così. Vediamo un po' che cosa succede. Messa malissimo la tombstone, la lapide messa malissimo. E noi ci prendiamo la torre. Perfetto, perfetto, perfetto. Teniamoci a mente che lui c'ha la lapide, che è una rottura di scatole sia per il domatore che per i barbari scelti. È una rottura anche per i barbari scelti. Ora, quel moschettiere... qui però me lo lasci proprio in una botte di ferro. Mi lasci questo attacco in una botte di ferro proprio. Cioè, proprio al bacio. Al bacio. Se sai che il tuo avversario c'ha i barbari scelti, non gli puoi lasciare tutto questo elisir di differenza. Mi ha lasciato anche riempire. Ora lui col golem mi creerà problemi, perché io l'unica cosa effettivamente per bloccargli il golem sono i barbari scelti. Infatti adesso ci creerà parecchi casini. Però sinceramente preferirei essere in questa situazione, ma buttargli giù una torre. Anche perché, insomma, i barbari scelti ti difendono dal golem fino a un certo punto. Quindi sì, assolutamente ci sta. Quindi noi adesso ci difendiamo sempre con i barbari scelti. Noi ci siamo fatti le 2 corone, quindi in ogni caso ci siamo fatti il baule della corona. E adesso ci difendiamo. Lui sappiamo che c'ha il golem. Se dovesse rigiocare il golem, lo andiamo a prendere subito con i barbari scelti. Buono, buono così. E vediamo un po' adesso che cosa succede. Perché... ah, no, pensavo ci avessi ancora 2 barbari scelti. Non ho visto che uno era morto. Vabbè, teoricamente ci dovrebbero riuscire 3 corone, raga. Perfetto, cioè, perfetto. Fosse stato un episodio della scalata ero più contento, perché, mamma mia, dopo tanto tempo non portavo la scalata, riesordivo così, mi sentivo male. Tanta roba, raga, tanta roba. E siamo quasi alle 4000 coppe, quindi posso fare l'episodio della scalata proprio al bacio. Ok, apriamoci questo baule della corona a questo punto, che poi è molto simile al baule del clan, tra l'altro. Infatti inizialmente quando vedevo i primi sneak peek pensavo fosse quello della corona. Però vabbè, comunque andiamo, dai, almeno la epica ce la meritiamo. Benissimo, lo specchio posso quasi portare al 5. Non lo utilizzo, però va bene. E
niente ragazzi, io direi che il like per questo video è d'obbligo. Cioè il like per questo video è assolutamente d'obbligo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate appunto un bel mi piace. Scrivetemi sotto nei commenti se a voi è mai capitato appunto di vincere o perdere per colpa di un HP alla torre. E niente ragazzi, per me è tutto. Noi ci vediamo qui sul mio canale prossimamente con un prossimo video. Ciao ragazzi.